Oggi ti prego di fare un po' di attenzione in più, perché dobbiamo fare una lezione che non è che sia difficile, però richiede sicuramente un po' di attenzione. Allora, se vi ricordate, l'altra volta abbiamo definito il concetto di successione estratta. Non sto a ripeterlo formalmente, ma sostanzialmente noi abbiamo una successione di elementi in un insieme, che può essere ad esempio uno spazio metrico, e il concetto di successione estratta è quello di togliere alcuni elementi della successione lasciando comunque una nuova successione. Quindi nj è una successione di indici strettamente crescente, gli a con nj rimangono al variare di j, e però non abbiamo più tutti gli a con n, abbiamo una nuova successione che si chiamerà successione estratta. Allora, non voglio fare le cose generale, siccome già ciò di cui dobbiamo parlare non è proprio, diciamo, si capisce ma non di primo acchito, meglio mettiamoci direttamente in una successione di numeri reali. Abbiamo una successione, abbiamo una successione estratta. Allora, vogliamo fissare alcuni fatti. Allora, primo fatto: proposizione, se a con n è una successione di numeri reali e a con nj è estratta da a con n e il limite a con n è uguale a l, allora anche il limite di a con nj è uguale pure lui a l. Oh, questo, sebbene sia vero in generale, io l'ho scritto per le successioni di numeri reali, cioè se una successione ha limite, quando lo passo alla successione estratta conservo lo stesso limite. La dimostrazione è facile. Io so che sia epsilon maggiore di 0, so che esiste un indice ni, tale che se n è più grande di ni, allora a con n meno n è minore di n. Ma se j è più grande di ni, sicuramente nj è più grande di ni pure lui. Per quale motivo? Gli nj erano strettamente crescenti. Come si otteneva la successione estratta? Allora, si cancellavano alcuni elementi della successione di partenza. Quelli che, sopravvivevano li chiamavamo AN1, AN3 e così via. L'importante è che ne sopravvivano infiniti. Allora, vedete, N1 in questo caso è uguale a 1, quindi qua devo mettere N2, però è già 4, N3 è già 6. Per quale motivo? Ogni volta che J aumenta di 1, NJ aumenta almeno di 1. E quindi, quando N arriva a N, è chiaro che NJ, quando J arriva a N, NJ sarà almeno N. Quindi se J è maggiore di N, l'ho scritto bene, NJ a sua volta anche lui è maggiore di N. Per quale motivo? Nj è maggiore o uguale di j, che è maggiore di n. No. Vedete?
n1 è maggiore o uguale di 1, n2 è maggiore o uguale di 2, n3 è maggiore o uguale di 3, è evidente. Ok. Ma allora questo che vuol dire? Vuol dire che anj meno l è minore di epsilon. Quindi andiamo a rivedere cosa abbiamo detto. Abbiamo fissato un epsilon arbitrario, abbiamo visto che esiste un indice ni tale che se j è maggiore di ni, anj meno l è minore di epsilon. Che vuol dire? Quindi il limite di anj è uguale a fine dell'osservazione. Quindi come vedete, passare una successione estratta, se c'era un limite, non lo fa perdere. Se la successione convergeva a 7, la successione estratta continua a convergere a 7. Ora, questo ragionamento vale solo in R? No, vale sempre, anche se qui ci fosse stato uno spazio metrico e una distanza. Qua invece di esserci il valore assoluto della differenza, c'era la distanza diagonale da L e qua c'era la distanza diagonale J da L. Il ragionamento era perfettamente uguale, preciso e identico. Quindi questo discorso vale sempre. Passando a una successione estratta, se c'è un limite, il limite si conserva. Il viceversa in generale non è vero. Facciamo un esempio. Se prendo a con n uguale meno 1 alla n, questo vi ricordate era la successione meno 1, 1, meno 1, 1 che non convergeva. Se adesso prendo la successione a con 2n, cioè quella con i soli indici pari, questa chi è? Meno 1 alla 2n. Vedete, nj non è altro che 2j, che fa sempre 1. Quando n tende a più infinito, se invece prendo quella con i soli indici dispari, questa qua converge a meno 1. Quindi dalla successione meno 1, 1, meno 1, 1, meno 1, 1, noi ne possiamo estrarre due. Una che converge a 1 e un'altra che converge a meno 1. Non vogliamo perdere tempo perché il discorso poi lo facciamo in generale oggi. Però potremmo facilmente dimostrare che da questa successione non possiamo estrarre altre successioni che convergono altrove. Cioè, se questa non converge, questa converge a 1, questa converge a meno 1, una estratta di questa o non converge, ma se converge, o converge a 1 o converge a meno 1. Per quale motivo? Beh, quella solo i valori 1 e meno 1 prende. Un'estratta che converge, dove dovrà convergere? O a 1 o a meno 1. È chiaro, questa non è una dimostrazione, però si può facilmente formalizzare. Con questo cosa voglio dire? Deve essere chiaro il concetto che passare una successione estratta favorisce la convergenza. Cioè, magari la successione prima non convergeva, quando sono passato alla successione estratta magari converge. Chiaro? Però se convergeva prima, a maggior ragione converge dopo. Cioè, se una successione già converge, io posso prendere tutte le estratte che voglio, ma continueranno a convergere allo stesso limite. L'abbiamo dimostrato. Ok? Viceversa, se un'estratta converge, non significa che la successione originale convergesse. Questa qua converge a 1 e la successione originale poteva anche non convergere. Quindi, mettiamola così.
è chiaro che è una metafora, non è una cosa corretta, però supponiamo che voi siate a un pranzo e vogliate mettere d'accordo 50 commensali sul menù. Ce la fate? Magari no, perché chi vuole il menù vegetariano, chi vuole il menù vegano, chi invece vuole, non vuole un certo tipo di cibo, chi ne vuole un altro. Se invece i commensali, invece di essere 50, diventano 20, è più facile mettere d'accordo. Allora, in una successione convergente, diciamo che gli elementi della successione si sono messi d'accordo per avvicinarsi a n. Qui non si sono messi d'accordo, perché vedete, meno 1, 1, meno 1, 1, non si sono messi d'accordo, non convergono. Ma se prendo solo quelli di indice pari, sono d'accordissimo, valgono tutti 1, quindi convergono a 1. Se prendo solo quelli di indice dispari, sono d'accordissimo tra di loro e convergono tutti a meno 1. Quindi l'operazione di passare a una successione estratta, rimuovendo elementi della successione, rende più facile la convergenza. Questa è la metafora che vi deve rimanere impressa. È chiaro fino a qui? Okay. Ora, mentre quello che ho detto prima vale per le successioni in generale in qualunque spazio metrico, quello che sto per dire adesso vale solo in R. Prendiamo una successione di numeri reali. Abbiamo visto che il limite non esiste sempre. Io però voglio definire una quantità che esiste. Allora, anzi, addirittura di queste quantità ne posso definire due. La prima si chiamerà massimo limite e la seconda si chiamerà minimo limite. Ora, prima cosa, massimo limite in genere si indica a volte spesso con lambda grande, si scrive max lim su n diagonale n. Vabbè, ogni volta che n, si può anche scrivere n tende a infinito, è la stessa cosa. Noi usiamo questa abbreviazione, sui testi potete trovare scritto anche così, ok? Ma si trova scritto anche come lim sup su n diagonale n, oppure lim con due apici su n diagonale n, oppure anche lim con una barra sopra. Io preferisco usare l'abbreviazione. Ok? Allora, perché scrivo queste quattro notazioni diverse? Questo non l'ho ancora definito in realtà, Scrivo queste quattro notazioni diverse per ricordarvi, vi ricordate il principio che se una cosa ha molti nomi qualche importanza ce la deve avere, se no la gente non perdeva tutto questo tempo. Allora, chi è questo qui? Questo qui è il limite per k che tende a infinito dell'estremo superiore per n maggiore o uguale di k diagonale. Allora, b con k uguale l'estremo superiore per n maggiore o uguale di k di diagonale n, scritto per esteso, l'estremo superiore di quale insieme? Dell'insieme di diagonale n quando n varia da k in poi. Questa è un'abbreviazione per questo.
Questo è per definizione, eh? Allora uno potrebbe dire, se volete ci potete anche mettere le parentesi. Questa è la definizione. Uguale per definizione questa roba qua. Uno potrebbe dire, io che ne so se questa successione è a limite? Allora uno cosa può osservare? Vediamo un po'. Se avete capito, ma poi gli esempi li vediamo dopo, però cosa posso dire io sulla successione B con K? Questa è una successione al variare di K appartenente a N. Che succede quando K aumenta? Allora, prima di tutto, com'è fatta questa? Se k è uguale a 1, qui devo fare l'estremo superiore di k, di tutti i valori della successione. Chiaro? È un insieme numerico, sta in R, è un sottoinsieme di R, c'ha l'estremo superiore. Chi è l'estremo superiore? Se non è limitato superiormente è più infinito, se non è il minimo di maggioranza. E se k è uguale a 2, è l'estremo superiore di tutti gli elementi a successione a partire da A con 2. Se K è uguale a 3, è l'estremo superiore di tutti gli elementi a successione a partire da A con 3. Cioè cosa succede all'insieme di cui devo fare l'estremo superiore quando K aumenta? L'insieme si restringe e quindi l'estremo superiore verrà o uguale o più piccolo. Quindi io posso dire che questa successione è una successione monotona non crescente. Ma allora questo limite noi sappiamo che esiste. Questo limite esisterà in R ampliato, eh? Cioè non è detto che sia un numero reale, potrebbe anche fare più infinito o meno infinito, però esiste sicuramente. Perché esiste? Questo è uguale al limite di quelli che abbiamo chiamato B con K. B con K è una successione monotona che scende. Oh, attenzione che B con K pure lui sta in R ampliato. Quindi questo limite appartiene a R ampliato. Può anche venire più infinito. Quando è che può venire più infinito? Solo nel caso che B con K valga sempre più infinito. Allora, facciamo degli esempi. Esempio 1. Allora prendiamo A con N uguale N su N più 1 per ogni N appartenente. Quindi chi è questa successione? Sapete dire i primi elementi della successione? Un mezzo, due terzi, tre quarti, quattro quinti, eccetera. Allora, chi è B con 1? Che devo fare? L'estremo superiore di tutta la successione. Ma la successione è? Chi è l'estremo superiore? Il limite che vale 1. B con 2
mano Dio. Se io rimuovo il primo elemento della successione, allora bigon 1 è l'estremo superiore di quale insieme? Dell'insieme 1 mezzo, 2 terzi, 3 quarti e vale. Poi bigon 2 è l'estremo superiore di 2 terzi, 3 quarti, 4 quinti e vale sempre 1, perché avete rimosso un mezzo. Un mezzo non contribuiva a essere superiore. Quindi bigon E, bigon K, quanto fa? Bigon 2 quanto fa? O se tolgo, anche 2 terzi, estremo superiore quanto farà? No, bigon 2 già abbiamo visto. Bigon 3 quanto fa? 3 quarti. Se tolgo questo, diventa bigon 3. E quanto fa? Sempre 1 fa. E se prendo bigon K, fa sempre 1. Quindi può succedere che questi, in questo caso il bigon K fanno tutti 1 e il limite farà 1. Facciamo un altro esempio. Esempio 2. Stavolta A con N è uguale a 1 su N. Allora, chi è B con 1? Uguale estremo superiore di 1, 1 mezzo, 1 terzo. Quanto fa? Superiore. Estremo superiore di questo insieme, ricordate che coincide col massimo, ci sta il massimo dell'insieme. Chi è l'elemento più grande dell'insieme? E quindi fa 1. Però stavolta B con 2 quanto fa? Ah, stavolta fa 1 mezzo. Quindi B con K quanto fa? In generale fa 1 su K, cioè è uguale ad A con K. Quindi abbiamo visto due esempi in realtà meno particolari di quello che sembra. Cioè, se la successione, per esempio, se la successione di partenza era crescente, questi B con K sono tutti quanti all'estremo superiore iniziale. Quindi, se la successione di partenza era crescente, B con K viene una successione costante. Se invece la successione di partenza era decrescente, B con K chi è? È uguale a con K, perché l'estremo superiore coincide con il primo elemento. Dovete sempre ricordarvi le definizioni. Ricordate, se non sappiamo le definizioni, non sappiamo di che stiamo parlando. Chiaro? Andiamo a vedere un altro esempio. Fatemi cancellare. Esempio 3. Prendiamo A con N uguale meno 1 alla N. In questo caso quanto fa B con K? Chiaro a tutti che viene sempre 1? Perché gli A con N hanno solo due valori, meno 1, 1, meno 1, 1, però li prendono infinite volte. Quindi quando io vado a fare l'estremo superiore, non mi interessa da dove comincio.
o comincio da un indice pari o comincio da un indice dispari, avrò i valori saranno 1 e meno 1, oppure meno 1 e 1, e poi si ripeteranno, quindi saranno sempre comunque solo 2. E l'estremo superiore coinciderà con il massimo, e il massimo tra meno 1 e 1 fa sempre 1. Quindi basta andare con la definizione. Esempio 4. A con n uguale n per ogni n. Quanto fa b con k? No, è l'estremo superiore di n per n maggiore o uguale di k. Per esempio, se b con 1 è l'estremo superiore di 1, 2, 3, 4, quanto fa l'estremo superiore? Più infinito. Se ci tolgo 1, continua a fare. Se ci tolgo anche 2, viene sempre. Guardate, è simile all'esempio 1, eh? Cioè, se la successione era crescente, l'estremo superiore era, coincideva con il limite. Ma il limite di questa successione fa più infinito. Ed era costante. Quindi può capitare che questi b con k non siano in R. Però, se la successione è costantemente uguale a più infinito, in R ampliato, cosa diremo? Che tende a più infinito. Se invece non è costante, siccome con la successione scende, e uno sarà finito, dopodiché tutti quanti saranno finiti. Esempio 4. 5. A con n uguale meno n. Quanto fa per ogni n appartenente a n? Quanto fa b con k? B con 1 fa meno 1, B con 2 fa meno 2, perché se ci tolgo meno 1, adesso l'elemento più grande è meno 2. Quanto fa B con K? B con 3 fa meno 3, B con K è uguale ad A con K, che è uguale a meno K, allora, guardate che è un caso particolare dell'esempio 2, se la successione scendeva, B con K è il primo elemento della successione. Siccome stiamo partendo da K in poi, A con K. Ok? E quanto fa il limite, qua il limite di B con K fa più infinito? Qua il limite di b con k fa quanto fa? Meno infinito. Quindi come vedete tutti i casi sono possibili. Questa successione b con k può divergere a più infinito, e soltanto quando i b con k sono tutti più infiniti. Altrimenti uno dei b con k sarà finito e tutti gli altri saranno a più piccoli di lui, quindi la successione sappiamo che scende, diciamo non sale, monotona, non crescente. Però essendo monotona non crescente potrebbe anche scendere a meno infinito, quindi ne possiamo avere che la successione va a più infinito perché b con k vale sempre più infinito, oppure la successione scende ed ha un limite finito, oppure scende e va a meno infinito. In ogni caso, questo limite è definito, ci sta sempre in R ampliato. O vale più infinito, o è un numero finito, o vale meno infinito. Ma ci sta sempre. Per quale motivo?
perché B con K è una successione monotona e noi abbiamo visto il teorema di regolarità delle successioni monotone. Questa è una successione monotona di numeri reali. L'unico caso in cui questi non sono reali, almeno non diciamo non sono definitivamente reali, è quando sono tutti più infiniti, e in quel caso diciamo degli infiniti. Chiaro? Adesso questo è, si chiama massimo limite, poi vedremo perché. Questa notazione qua non l'abbiamo ancora spiegata. Lim sup degli agonelli si capisce perché questo è il limite di certi estremi superiori. Lim dei sup. Lim con due apici sta a due apici oppure barra sopra sta per sup, quindi è la stessa cosa. Poi c'è un altro numero che possiamo generare a partire dalla successione agonetica, che si chiama lambda piccolo, cioè lim inf. Minimo limite di Iacon N oppure il liminf di Iacon N oppure limite con un solo apice di Iacon N oppure limite la barra la metto sotto. Chi è questo minimo limite per definizione? È il limite su K che cambia l'acqua che ci devo mettere? Che ci devo mettere? Invece che superiore ci devo mettere l'estremo inferiore. Per n maggiore o uguale di k di Iacon. Allora, se io chiamo c con k l'estremo inferiore per n maggiore o uguale di k di Iacon n, questo, se lo volessi scrivere per esteso, sarebbe l'estremo inferiore dell'insieme di Iacon n al valore di n da k. Ora, cosa posso dire di c con k? Come sarà fatta questa successione C con K? Una cosa posso dire: come quella dei B con K era monotona, non? Questa è, sarà? Come sarà? Monotona? Non decrescente. Per quale motivo? Che quando k aumenta l'insieme degli Iacon n si riduce, perché dobbiamo considerare solo quelli con l'indice maggiore o uguale di k, e quando vado a fare l'estremo inferiore lo faccio sull'insieme più piccolo, ma l'estremo superiore sull'insieme più piccolo è il massimo dei minorati, è il massimo dei dei minoranti di un insieme più piccolo aumenta. Può aumentare. Un insieme più piccolo ha più minoranti. Ok? Adesso non mi fate rifare tutti e quattro, andatevi a vedere in tutti e quattro gli esempi, in tutti e cinque gli esempi di prima, quanto fa il minimo limite. Questo lo potete fare da soli, come io che ho fatto il massimo limite, per esercizio vi fate. Quello che possiamo dire, tra il minimo limite e il massimo limite, chi è più grande? Perché? Perché è più grande il massimo limite?
che è ovvio che C con K, che è l'estremo inferiore di questo insieme, è più piccolo dell'estremo superiore. Ok? Quando vado a fare un insieme prendo l'estremo inferiore e l'estremo superiore, l'estremo inferiore è sempre più piccolo. È vero che quello è l'estremo inferiore è un massimo, sì, però dei minoranti. Quello è un minimo, sì, però dei maggioranti. E l'insieme dei maggioranti, ci stanno i maggioranti, i minoranti, poi ci sono quelli che non sono né maggioranti né minoranti, che stanno in mezzo. Questi due insiemi sono sempre separati. Quindi abbiamo sempre C con K è più grande di C con K, quindi per il teorema del confronto noi l'abbiamo fatto se le successioni sono reali, però anche se sono a valori ampliati, anche con più infinito meno infinito vale lo stesso. Se questo è più grande di questo, quando passo al limite, il limite di questo è più grande. Quindi il massimo limite è sempre più grande del minimo limite. È chiaro questo? Adesso, prima di vedere, perché su questo massimo limite e minimo limite ci dobbiamo lavorare un po', però prima di vederne le proprietà caratteristiche, andiamo a vedere come si comportano massimo limite e minimo limite quando io vado a passare una successione strana. Allora, togliamo da mezzo gli esempi che non mi interessano più. Allora, cosa voglio vedere? Allora, io ho una successione A con N. Allora, io so che questa successione ha il minimo limite poi c'è il massimo limite questo è più grande di questo. Adesso prendo una successione estratta. Allora, la successione estratta avrà il minimo limite della successione estratta, lo chiamo lambda primo, sarà minore o uguale del massimo limite della successione estratta, che lo chiamo lambda grande prima. Io vorrei capire come stanno messi questi nuovi minimo limite e massimo limite rispetto a quelli di prima. È una cosa molto intuitiva, quindi ci potresti arrivare da solo. Che succede al minimo limite e che succede al massimo limite quando passano? Il minimo limite? Cos'era il minimo limite? Era il limite di certi estremi inferiori. Questi estremi inferiori, quando passo all'estratta, che succede? Gli A con N ci stanno tutti? No, ce ne saranno solo alcuni. Quindi questi estremi inferiori saranno fatti su insiemi più piccoli. Se sono fatti su insiemi più piccoli, gli estremi inferiori aumentano. Quindi, come sarà questo rispetto
al minimo limite di A con N sarà più grande. E come sarà il massimo limite rispetto al massimo limite originale? Sarà più piccolo. Cioè, cosa succede al minimo limite e al massimo limite quando io passo un'estratta? Si avvicinano. Cioè, il massimo limite si riduce e il minimo limite aumenta. Ricordatevi però che il minimo limite non potrà mai superare il massimo limite. Quindi questo adesso lo scriviamo formalmente, lo dimostriamo, non è? È evidente, ma lo dimostriamo. Quindi è coerente questo fatto con quello che abbiamo detto prima, all'inizio dell'ora? Certo, perché avvicinandosi, secondo voi quando convergerà la successione? Questo lo vediamo nella prossima ora. Quando è che converge una successione? Quando il minimo limite e il massimo limite coincidono. Se solo se la successione converge, questo lo dimostreremo, quando il minimo limite e il massimo limite poi coincidono. Se coincidono saranno entrambi uguali al minimo. Perciò si chiamano minimo e massimo limite, che comunque sono parentali. Chiaro? Allora, vedete che il passaggio a una successione estratta non fa altro che avvicinare questi due numeri. Avvicina, 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 magari a un certo punto sono uguali. Quando sono uguali la successione converge. Quando io ho una successione in cui il minimo e il massimo limite sono uguali e passo a un'estratta, che succede? Che rimangono qua, perché non possono più cambiare, cioè più avvicinati di così sono uguali. Chiaro? Ok. Ora, allora, innanzitutto dimostriamo queste due disuguaglianze. Il liminf su J di ANJ è uguale all'estremo, al limite su K dell'estremo inferiore di ANJ tale che J è maggiore o uguale di K, che è più piccolo del limite su K dell'inf degli A con N tali che N è maggiore o uguale di K. Perché vi ricordo che se J è maggiore o uguale di K, vi ricordo che NJ è maggiore o uguale di J, ma se J è maggiore o uguale di K, NJ a sua volta è maggiore o uguale di K. Quindi questi elementi qua stanno anche qua, però qua ce ne potrebbero stare alcuni che qua non ci sono. Quindi, scusate, maggiore uguale. Quindi questo insieme qua è più grande. Se l'insieme è più grande, l'estremo inferiore è più piccolo. Poi questa successione qui è comunque monotona, non decrescente, il limite ci sta di qua, il limite ci sta di qua. Ma siccome questo numero è più piccolo di questo, il limite di questo è più piccolo di questo qui. Su N. Allo stesso modo, questo lo riscrivo di sopra, che vale sempre NJ maggiore uguale J maggiore uguale K. Se io ho lim su J degli ANJ, questo è uguale al limite K dell'estremo superiore
con nj, che j maggiore uguale k, che è minore o uguale del limite su k dell'estremo superiore degli a con n per n maggiore o uguale di k. Per quale motivo? Prendiamo per esempio k uguale 3. Se io prendo a con n per n maggiore o uguale di 3, ci sta a con 3, a con 4, a con 5, ci stanno tutti questi qua. Se per qua prendo j maggiore o uguale di 3, ci sta a n3, a n4, a n5, che hanno tutti l'indice maggiore o uguale di 3, ma non sono tutti quelli di prima. Quindi questo insieme contiene sicuramente questo. Allora l'estremo superiore di questo è più grande dell'estremo superiore di questo, il limite di questo è più grande di questo, che è uguale al limite su a su n. Quindi vedete, questo era lambda grande, questo è lambda grande primo, questo è lambda piccolo primo e questo è lambda piccolo. Quindi vedete che quando passa un'estratta il liminf aumenta e il limsup diminuisce. Ok? Allora, prima di fare pausa, voglio dire ancora una cosa, questa cosa poi la scriveremo al momento opportuno e la dimostreremo pure. Allora, io ho una successione, massimo limite vale 7, minimo limite vale 1. Faccio un'estratta, so che l'estratta ha un limite L. Questo limite può essere 9. Allora, il massimo limite in origine valeva 7, il minimo limite valeva 1. Quando passa l'estratta, che succede? Questi si avvicinano. Quando è che la successione converge? Quando questi sono 1. Possono essere uguali a 9? Eh no, che parto da 7, quello scende. Quindi, se una successione converge, un'estratta, dovrà convergere a un valore compreso tra il minimo limite e il massimo. Allora, perché si chiamano minimo limite e massimo limite? Perché ce ne sarà una successione estratta che convergerà al massimo limite. Quello sarà il massimo di tutti i limiti possibili dell'estratta. Cioè, se in origine il massimo limite faceva 7 e io trovo una successione estratta che converge a 7, ci può stare una successione estratta che converge a più di 7? Abbiamo visto prima, no. Quindi il massimo limite possibile, il massimo dei limiti delle estratte possibile è 7. Questo è il motivo per cui si chiama massimo limite anche. Vabbè, quasi. Perché coincide con il massimo dei limiti delle successioni estratte. Questo qua si chiama minimo limite perché coincide con il minimo dei limiti delle successioni estratte. Ora, questo io non l'ho dimostrato, attenzione. Io ho dimostrato solo che un'estratta che converge deve convergere a un numero compreso tra il massimo limite e il minimo limite. Però un po' più difficile, poi lo vedremo, far vedere che c'è proprio un'estratta che converge al massimo limite. Magari, che ne so, il massimo limite faceva 7, il minimo limite faceva 1, però quando le vado a far convergere, converge sempre una cosa in mezzo. Non riesco a tenere, invece no. È possibile trovare un'estratta che converge al massimo limite, in questo caso sì. È possibile trovare un'altra estratta che converge al minimo limite, in questo caso sì. Chiaro? Questo poi lo dimostreremo. Quindi effettivamente si chiamano limsup e limminf perché sono i limiti di certi estremi superiori e di certi estremi inferiori, ma si chiamano anche massimo limite e minimo limite perché coincidono con il massimo dei limiti delle successioni estratte. Oppure, e l'altro coinciderà con il minimo dei limiti di tutte le possibili successioni estratte. Chiaro? Non è difficile. Pausa.